Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelan. DJ, riavvolgi. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. Me la sono persa quasi tutta perché Walter mi stava facendo vedere il film, il video del reverendo Michael Cassamagnaghi. Era un vecchio sketch di Aldo Giovanni e Giacomo dove faceva il predicatore che guariva i malati facendo miracoli come i cialtroni. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelan. Whoop whoop, sigla! Sì, questa era bella ma bellissima. Brutta, ma come brutta? Oh. Chi? Tanto adesso è in galera. Tanto sì, Ragazzi, benvenuti, buon martedì a tutti, ciao Fosca, ciao Mauri, ciao Walter. Allora, io intanto ho un appuntamento con i raga e le raga di... Le raga di? Sembra le, ra... Sembra le raga di... I raga e le raga, spazio, di...
Brescia stasera, facciamo lo spettacolo a Brescia questa sera, è tutto esaurito, quindi niente, domani Bergamo tutto esaurito, venerdì Sanremo c'è ancora qualcosina, okay. Mi hanno detto che si trova ancora qualcosina per Sanremo, e poi c'è stasera c'è Catalan, quindi io stasera devo fare il mio spettacolo veloce, cioè comunque massimo le 11 devo staccare, perché poi 11 e mezza c'è la puntata su Rai 2 che siamo in diretta. Ma come fa? Sì, c'è stasera. Chi c'è? Allora, c'è la grande Paola Perego. Tanto resto in galera. Non credo. No. Diodato. Tanto resto in galera. E Gabriele Del Trio che... Tanto resto in galera. No, neanche lui. Svela chi condurrà insieme a lui il commento dell'Eurovision quest'anno. Ah-ha. Cioè, quindi c'è questa notizia di gossip. No, gossip. È una news di televisione. Allora, siamo partiti con... Whoop, whoop, that's the sound of the police. In realtà, in maniera molto casuale, sì. Una canzone... abbastanza a tema con la cronaca e l'attualità, visto quello che sta succedendo in Francia, ma anche con quello di cui vi volevamo parlare oggi, perché nel weekend sono andato a prendermi l'ultimo libro di Carrer. È uscito il libro di Carrer che parla della tragedia del Bataclan. Tra l'altro Carrer era a Milano ieri, ha fatto un incontro con i lettori, io purtroppo non sono riuscito ad andare, ma pare sia stato molto molto bello, era qua a Milano. Sono andato a prendere l'ultimo libro di Carrer e già che c'ero ho preso un... forse me ne manca uno dei pochi suoi che non avevo ancora letto, che è L'Avversario. Sì. Di cui conoscevo vagamente la storia, è un libro anche breve, l'ho praticamente finito, ed è da qui che volevamo partire, ed è da qui che c'entra anche un po' il whoop whoop, that's the sound of the police iniziale. Storia assurda. Storia di questo bambino nato in Francia, nato in una famiglia timorata di Dio, cattolica, però quelle famiglie dove è molto chiaro che ti devi comportare bene, ma c'è anche una montagna di non detti, di piccole bugie che vivono sotto traccia. Quindi questo bambino nasce con e cresce con un grande senso del dovere, ma al tempo stesso con un rapporto strano con la verità, cioè quello che si può dire, quello che non si può dire, no? Un bambino che nasce evidentemente con dei e cresce con dei disagi. Diventa un ragazzo non esattamente il più popolare della combriccola, anzi quasi nessuno se lo caga quando va a scuola, pochissimi amici. A un certo punto il classico ragazzo figo della combriccola, ma di buon cuore, lo prende sotto la sua ala protettiva, quindi lo trascina nella compagnia di amici, però è il classico tipo che se c'è bene, va bene, sta qua con noi, ma se un giorno non c'è a nessuno viene in mente di dire ma dov'è Jean-Baptiste? Dov'è finito Jean-Baptiste? Non grande personalità. No, Jean-Claude credo che si chiami, Jean-Claude o Jean-Baptiste, Roland. Dov'è finito? Quindi uno dalla personalità impalpabile. Quindi fa la scuola con tutti questi traumi, ha pochissimo successo con le ragazze, riesce a mettersi con una che poi diventerà sua moglie, la madre dei suoi figli, che sta con lui più per pena e per compassione quasi, non che per vero amore. Molto bravo a scuola, va molto bene a scuola, fa medicina insieme a questo ragazzo che poi diventa il suo amico per tutta la vita. Un giorno deve fare un esame, senza nessuna motivazione decide di rimanere a letto. Sta a letto, non si presenta. Quando è finito l'esame lo chiamano i suoi genitori per sapere com'è andata e lui dice bene, benissimo. Da lì in poi inizia una vita parallela basata su questa menzogna. Lui smette di dare tutti gli esami perché non ha il coraggio di dire il motivo, anche perché non lo sapeva nemmeno lui, per cui non si è presentato al primo, quindi salta tutti gli altri, ma comunque studia, fa tutto il percorso di studi, si sposa con questa donna, hanno dei figli, lui si inventa una carriera che non ha mai avuto fino a diventare un dirigente dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui deve viaggiare per il mondo. Lui dice, cara, devo andare a San Paolo in Brasile. Esce di casa, va 4 giorni in un albergo a 20 chilometri da casa sua, si legge tutta la guida di San Paolo, torna a casa, racconta cose che ha letto sulla guida di questa città nella quale non è mai stato, porta dei regali ai figli comprati all'aeroporto, finché non regge più il peso di queste menzogne e stermina famiglia, moglie, figli e i suoi genitori. Quindi una storia molto drammatica, molto bella. Il libro si chiama L'Avversario di Carrer. Da questo punto di partenza, stando ovviamente su un clima di leggerezza che ci compete, ci siamo un po' interrogati su quanto si può portare per le lunghe una bugia, no? Si dice sempre che le bugie hanno le gambe corte, di solito sì, perché poi vieni sgamato. Ecco, la cosa incredibile di questo racconto è che tutte le persone intorno a lui non si siano mai poste il dubbio in niente, cioè la sua personalità era talmente invisibile da piccolo e poi nella vita, per cui a nessuno interessava approfondire quello che lui facesse veramente o no, no? Bastava il suo parere. Quindi volevamo parlare con voi di bugie, concentrandoci su quelle che siete riusciti a portare più avanti per più tempo e più a lungo nella vostra vita.
A proposito di bugie, stai mandando in sbatta tutti gli ascoltatori perché stasera è Bergamo e domani è Brescia. Da scusate, quello che dicono no, tutti. Stasera è Bergamo, domani è Brescia. Era sì. una bugia voluta. No, era un honest mistake. Sì, ci vediamo stasera a Bergamo, giusto? Okay. Vero. Pensate andavo a Brescia, mi sono dicevo. Cazzo, non è venuto nessuno. Ci sono foto di biglietti. No. Ci vediamo stasera a Bergamo. Ci vediamo stasera a Bergamo e domani a Brescia. Su venerdì Sanremo invece sono sicuro. E quindi ecco, insomma, bugie. Quando tutti ne abbiamo detta una nella vita. Io sono uno di quelli che ha talmente poca voglia di pensare, perché poi quando ti infili una bugia devi avere una sceneggiatura che non fa acqua. Cioè devi essere preciso in quello che dici, devi saper raccontare. Ecco, da questo libro si evince che tante delle bugie che quest'uomo ha raccontato erano credibili proprio perché non avevano nessun senso. Cioè a un certo punto lui ha raccontato, nel periodo in cui era in compagnia con gli amici, probabilmente per necessità di attenzione, per bisogno di attenzione, dice vado a prendere le sigarette in macchina, esce, sparisce tre ore nelle quali nessuno si è interrogato su che fine avesse fatto, ritorna tutto graffiato, tutto scassato in faccia così, e dice di essere stato aggredito, picchiato, sequestrato e rilasciato e derubato. Tutti l'hanno trovato credibile, poi nel processo più avanti lui racconta che di quel giorno non si ricorda né di essere stato rapito, ma neanche di essersi fatto lui da solo quelle cose lì. Cioè non sa neanche più che cosa si è inventato nella vita. Comunque oggi vogliamo parlare di bugie, menzogne. 347-342-5220, diretta@dj.it. Le bugie che siete riusciti a portare avanti per più tempo nella vostra vita. Ok? Maurizio? Sì? Parliamo anche delle tue? È arrivato. Dai, iniziamo con un pezzo che io avrei voluto levare, ma Maurizio si è buttato in ginocchio ai miei piedi. Mi ha detto: tu sei pazzo, è il mio pezzo preferito dell'anno. E quindi mi ha detto: va bene, Maurizio. Se ci paghi, lo facciamo per te, Mauri. Partiamo con Sophie and the Giants. DNA su Radio DJ. Intanto non vi ho spoilerato niente, questo è l'inizio del libro, perché il libro è un fatto vero, è un fatto che è veramente successo, è un fatto di cronaca, quindi il libro parte da questo, da lui che stermina la famiglia. Il libro, poi la bellezza del libro è la ricerca che Carrère fa sul personaggio. Certo. Il libro è quello, non è un romano, non è un thriller dove scopri che alla fine lui ha ammazzato quello. Poi faccio l'antipatico, avete avuto 23 anni per scegliere di Esatto, leggerlo. Tra l'altro esatto, adesso sembra che eravate tutti qui oggi. Anche quello nuovo che invece è uscito proprio in questi giorni, quello sul Bataclan, sono successe delle cose brutte. Sì, adesso vi brutte. Faccio un piccolo spoiler, se volete leggerlo sappiate che anche al Bataclan sono successe delle cose pubbliche. Qualcuno dice anche: perché proponi sempre autori stranieri e gli autori italiani? A me lo dici che ho fatto una casa editrice apposta per gli italiani sconosciuti. Leggetevi Ania Boato, Madama Matrioska, leggetevi David Valentini, Tutto ciò che poteva rompersi. Tanto adesso in galera. Leggete Raffaella Mottana, Senza respiro, leggete Fosca,
C'era una volta ed era la prima. Questi sono nuovi giovani autori italiani che figura a me lo dite. Fate, gli sto mettendo i soldi io per fare sta roba qua. Maurizietto! Sì, dimmi. Come stai? Io benissimo. Scusami, ho tante cose in questo momento. Sto cercando di prendere tempo per la telefonata di Fosca. Non mi è venuto in mente niente di meglio che come stai. L'altro giorno stavo scherzando con il mio gruppo di lavoro perché stavamo preparando un'intervista. Non mi ricordo più a chi, la stava preparando l'ottima Silvia Righini, persona squisita, donna di un intelletto sopraffino, così, a forse Ellie Schlein, e la prima domanda che aveva appuntato quando, quando mi dà l'intervista, insomma, per lavorarci sopra, era: come stai? Io, giusto, ma eh? Siamo sicuri di questa domanda? L'abbiamo concordata. Ciao! Comunque, a te non fa piacere quando ti chiedono come stai? No, penso che pensino che sono scemo più di quello che sono. Come va? No, però è la partenza giusta. Dai. Come parte, come? Tanto poi. Sì, ma scritto, non è che lo devi scrivere, cioè non è che. Cioè, come. Questo stai? Però fa capire. La fiducia che ripongono, esatto, in me, tremenda questa cosa. Al telefono c'è la Silvia Righini. È lei, Silvia! Ciao! Ciao Silvia, come stai? Bene, bene, grazie. Come va? Dove sei? Sto andando a lavorare, quindi. Dove lavori? Diciamo mi pare zona Veneto. Sì, esatto, a Sandona di Piave. Ah, Sandona! Quella che posso spacciare come mia seconda città, diciamo. Perché io sono nato lì vicino a Mille Pertiche. Conosci Mille Pertiche? Ah, sì, sì, dai. Vero? Mille Pertiche. Tra l'altro, Mille Pertiche, Silvia, aiutami. Che cazzo ridi? Sì, si chiama Mille Pertiche e non lo immaginerai mai. No, praticamente sono quei paesini... Sono tutti alti. No, però ci sono Mille Pertiche. Probabilmente le pertiche erano un'unità di misura, forse un tempo. Controlliamo. Sì, in Veneto le pertiche sono un'unità di misura per i campi. Per i campi, non esatto. Non per cosa esattamente, però sono per i campi. E io praticamente, cioè sono nato a Tortona, ma poi mi sono subito trasferito lì perché mio padre era di lì. Sono quei classici paesini che non si sviluppano con un raggio. È una striscia di terra che dura lunga Mille Pertiche con un canale di fianco. È quella roba lì, esatto, giusto? Sì, più o meno sì. Allora, la pertica, diamo delle indicazioni anche al nostro pubblico, è un bastone di legno di notevole lunghezza, quindi puoi capire quanto è accurata questa unità di misura. Quanto è lungo? Notevolmente. Ma è un metro? Notevole. Destinato a impieghi per lo più non specifici di emergenza nell'ambito della vita rustica o della navigazione fluviale. Perché lo associo al salto in lungo a scuola? La pertica era quella dei Ghostbuster, quella dei pompieri. La pertica è quella dei pompieri dove ti arrampichi. Sì. Allora, Silvia, vediamo a te alle tue bugie, bugiarda che non sei altro. Qual è stata quella che sei riuscita a portare avanti per più tempo? Ma ancora adesso, cioè, ci credono benissimo tutti. Io 11 anni fa mi sono innamorata di un gattino di un'associazione, quelle che hanno i gattini trovatelli, insomma. E volevo portarmelo a casa a tutti i costi. E allora ho raccontato semplicemente che passeggiando l'ho trovato dentro un sacchetto vicino a un bidone della spazzatura. E come si fa a dire di no a questa cosa qui? Tienilo pure. E quindi da 11 anni questo gatto vive in casa con noi. Però non te l'avrebbero fatto? Cioè, anche già averlo preso in un'associazione che salva... Cioè, probabilmente quelli dell'associazione già loro lo avevano trovato magari in un sacchetto, buttato. Cioè, non bastava come cosa? Sei sicura che fosse per il gattino e non per farti apparire te stessa come la bambina della pubblicità della Barilla, che in quei tempi probabilmente andava... Te la ricordi del gattino sotto il parafango? Il gatto a tutti i costi, però i miei non volevano, abitavo ancora con loro, i miei non volevano, e quindi ho trovato fuori questa scusa perché... Ah, ok, quindi sì, per dire che non è che sei andata tu apposta a prendere un gatto, esatto, che volevi, ma purtroppo la vita te l'ha fatto trovare. Esatto. E quindi loro a quel punto se lo son tenuto a casa. Se lo sono tenuto, sì, e per continuare ho dovuto raccontare anche all'allora ragazzo, adesso marito, sì, che l'ho trovato, anche a lui l'ho detto che ho trovato questo gatto vicino al bidone, ecco. Ma come, ecco, e come mai? Perché per esempio se poi io mi fossi fidanzato con una ragazza io avrei detto, oh, pensa che i miei genitori sti picciu ho raccontato che l'ho trovato lì, però a lei avrei detto la verità. Come mai tu hai avuto la necessità di mentire anche al tuo fidanzato? Ma non lo so, forse per portare avanti la narrazione, probabilmente. Ma è diventata una cosa che anche tu, dopo 11 anni non sei neanche più sicura di dove tu l'abbia trovato questo gattino? Può vero, essere? Potrebbe essere. Potrebbe, forse l'hai trovato veramente, forse sei veramente una persona con un cuore speciale. Come ti sei sentita la prima volta che hai mentito? Ma insomma, mi sono sentita un po' una cacchina, ecco, chiamiamola così. E quanto è durato?
ma ha il tempo di guardarlo negli occhi questo gatto. Ma perché sai che una cosa brutta poi delle bugie è che soprattutto quando ne hai tanta paura all'inizio, dici una bugia, vedi che lì per lì non succede niente, che non so, Dio non ti punisce lanciandoti un fulmine dal cielo, non succede niente, e lì diventa un po' una droga che poi non riesci più a fermarti. Tu poi sei riuscita a darti una controllata o vai avanti a mentire a tutti? No, mi do una controllata, anche perché insegnando ai bambini non è che posso essere tanto bugiarda, quindi... Sì, anche perché loro ti sgamano subito, Madonna, mamma rada. Ti annusano. Va bene, Silvia, ti mandiamo un grande bacio. Grazie a voi. Ti mandiamo un grande bacio, e già che ci siamo, stanno chiedendo di ripetere il titolo del libro. Allora, quello che ho letto di Carrère è L'avversario, e quello che invece è appena uscito, V13, mi pare che si chiami. Se posso dire, sì? L'avversario io l'avevo ascoltato in un podcast. Ah, tipo audiolibro? Letto? No, era proprio un podcast di una ragazza che racconta cose un po' thriller e raccontato di questo libro. Sì, diciamo molto che bello. Se fosse successo in Italia questo fatto di cronaca, sicuramente Stefano Nazzi ci avrebbe fatto, sarebbe stato una delle sue puntate premium, perché è veramente una cosa inspiegabile per come è successa. Allora sì, vi confermo, V13 è l'ultimo di Carrère, L'avversario invece è il libro che sto leggendo. Silvietta, grazie mille, un bacio. A voi, ciao. Buona grazie. Giornata. Ciao. Cosa dobbiamo fare se c'è la minaccia? Non possiamo controllare. I progetti che facciamo vengono spazzati, e quando ci sei tu scaldo le parole, gira la testa, ho le confusione, spacchi la faccia, viaggetto da sole, scrivo una canzone, mi scoppia la festa, ballo sulle scale, piango sotto la doccia, fuori la pensieri della sera non ci fanno addormentare. Non possiamo controllare le correnti e le tempeste che ci fanno affogare, e quando ci sei tu scaldo le parole, mi gira la testa, vado in confusione, spacchi la faccia, viaggetto da sole. Sotto la doccia, fuori la rivoluzione, la rivoluzione. Con i gomiti che si toccano, con gli spiriti che si uniscono, tu muoviti. Con gli sguardi che si toccano, con le gambe che impazziscono, tu muoviti. Che nostalgia di Mille Perti, che stanno scrivendo dal Veneto dicendo sì, ci passiamo per andare a Jesolo senza fare coda. È esattamente quello il motivo. Adesso ormai abbiamo dato questo trick a tutti quelli della zona. Però per andare a Jesolo, che è la riccione del Veneto, insomma, riccione Rimini, è la località più turistica. C'è una strada sempre molto trafficata. Se volevi evitare la coda, passavi da quel posto dimenticato da Dio, che era Mille Perti, che passavi di lì. Che nostalgia che mi è venuta.
Hai delle battute da fare? Non ho niente da dire. No, ma mille pertiche non è un nome che ti genera. Una bella battutina. Dai, fai una battuta. Sai che non mi viene niente? C'era un mio amico che faceva Moccia di cognome. Noi dicevamo alle ragazze che era parente dello scrittore per rimorchiare. Voi sapete proprio cosa piace alle donne. Voi sì che sapete cosa piace. Ehi, lui è il parente di Moccia. Okay. E quindi nei primi anni delle superiori mi ero inventato di avere il motorino al paese, così per darmi un tono. Avevo lo Zip Fast Rider, non era vero, ma ora ho 41 anni e sono convinto di averlo avuto, talmente ho portato avanti questa storia, perché è quello che succede con che è la cosa che mi spaventa di più in assoluto, bugie. Delle bugie, che poi se non disveli subito, cioè si inizia a convivere con quel piccolo senso di colpa, poi la fai diventare vera per non sentirti più male. Certo. Ivano da Roma, tra l'altro, a me avrebbe comprato senza Zip Fast Rider. Comunque so neanche se esiste. Vabbè, perché lo Zip Fast Rider è un motorino vero? Secondo me no, ma io proprio non mi cambiava niente, avrei detto minchia, bravo, che bello, anch'io lo voglio. In un mondo di ragazzini tutti in competizione su chi c'ha la moto più figa, nessuno le ha mai detto fammela vedere anche quello è strano. La mia bugia più lunga: fingere per 3 anni di avere le mestruazioni a scuola, perché mi sono sviluppata tardi, intorno ai 16 anni, tutte le altre ce l'avevano, io mi vergognavo non averla ancora, e quindi ho fatto finta per 3 anni di avere il ciclo. Una fatica, che scema che ero, Aurora. Quindi dovevi tenere anche un calendario finto in cui allora da calendario stanno per arrivare le mie cose, quindi inizia a fare andavi a scuola un po' acciaccata, si sentiva così. Piccola, ti chiedevi l'esonero da ginnastica, giusto, era quello che si faceva. Non l'ho mai fatto. No. Da noi era proprio fra un po' anche i maschi avevano le mestruazioni. quando si giocava a calcio no, ma quando ci dicevano oggi facciamo gli esercizi sento le mestruazioni, prof, anch'io purtroppo oggi non posso fare. Madonna, gli esercizi a ginnastica era una roba da balilla. Ma butta una palla e facci giocare. Il quadro svedese, le ferri. Ma cosa siamo nel fascismo? Cioè, dammi una palla e fammi giocare. Il problema di quelle cose lì era cambiarsi. No, ma no, noi non ce ne frega. Ma noi maschi manco ci cambiavamo. Andavamo là in tuta. Come si era, poi si stava. Allora, ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS. Un pochino di pubblicità e poi torniamo con le vostre bugie su Radio DJ. DJ, riavvolgi. Just when you think you're in control.
maledizione del tapirulan per sti poveri ragazzi, gli OK Go. Eh no, che abbiamo fatto sta canzone molto bella con video stupendo. Da lì poi si è sempre solo parlato più dei video che delle canzoni, perché poi hanno iniziato a fare dei video, erano dei pre-virali, quelli che oggi sarebbero dei virali su TikTok, quindi video con quei domino giganti, effetti domino, effetti a catena di cose che si muovono, scoppiano, saltano eccetera, e le canzoni poi non se le ricorda nessuno, no? Cioè sono rimasti solo, ti ricordi quelli del video della vernice? Sì. Sì. Quelli del video della banda che sta nel parco dove tutti poi fanno le forme? Sì. Sì. Ma la canzone? La canzone non se la ricorda nessuno. Gli OK Go, allora, bentornati. Bella questa base, ma la mettiamo spesso? Sì. Sì, no, Ghostbuster un po' più maranza. Who you gonna call? 12:37, state ascoltando Radio DJ, stiamo parlando di bugie, visto che ho letto questo weekend un libro che mi ero perso della carriera di Carrer, ovvero L'avversario, che racconta un fatto di cronaca legato a un uomo che mente a tutti per anni, finché poi scoppia perché non riesce più a reggere il peso di questa bugia. Qualcuno suggerisce anche il film, che ha tutto un altro sapore perché è ovviamente una commedia, di Ricky Gervais, The Invention of Lying. È uno dei primi film di Ricky Gervais, carino, era prima che Ricky Gervais sviluppasse il punto di vista, diciamo così, cioè aveva dei colpi di genio, sì, però non era ancora Ricky Gervais. Adesso è un film in cui Ricky Gervais vive in un mondo in cui la bugia non è concepita, non è ancora stata inventata, e lui è il primo uomo al mondo che mente. E quindi, siccome tutti sono molto sinceri, sentendo la bugia tendono a crederci. Certo. Per cui lui alla fine diventa una specie di divinità. Sì, la situazione poi gli sfugge un po' di mano perché inizia ad abusare un po' delle bugie. Sì. Beh, l'idea è interessante. No, l'idea è molto carina. Il film medio, però potevano l'idea... fare meglio. No, sì, esatto, l'idea è molto carina. Stavo leggendo... io non sono un bugiardo, ho la tendenza a enfatizzare con dire le cose che vivo. Questa è un'altra categoria. Sono quelli che, sì... Allora, se lo sapete fare bene... sì, un po' i mitomani. Se lo sapete fare bene, diventa un po' l'arte di raccontare. Sì. Se no, diventate i mitomani, quelli che... Io ne ho un po' di amici che sai che quando ti raccontano una cosa va levato il 70%. Devi togliere un pezzo. Il punto di partenza probabilmente è vero, probabilmente il finale anche... Ma se c'erano due persone diventano 20, se ha fatto un metro è diventato un chilometro, se ha preso un pesce grosso così è diventato uno squa. Cioè, ma chissà perché? Non lo so, forse perché non sono sufficientemente contenti di quello che hanno fatto. Sì, sembra che non sia abbastanza. E poi c'è un'altra che volevo chiedervi giusto per avere una conferma. Un mio amico ha raccontato per mesi di avere volpi e poggi, ma ovviamente non era vero, è stato però bello crederci. Jonathan da Parma. Anch'io ho fatto un po' fatica a capirla. Credo che volpi e poggi erano sicuramente due calciatori, credo del Piacenza, non ne sono sicuro, e credo che fosse una figurina introvabile. Perché probabilmente il Piacenza forse o era in Serie B, quindi erano le figurine dove erano uniti, o erano comunque due giocatori introvabili nelle figurine. Vado un po' a tentoni, che tra l'altro era un altro giocatore della Cremonese, però. Mi è uscito questo articolo che si intitola così: ma te ce l'hai Volpi e Poggi? Il più grande mistero del 1997, perché pare che avessero prodotto pochissimissime di queste due figurine, che erano tendenzialmente quelle che per finire l'album, per statistica, mancavano. Sì. E quindi quasi nessuno in realtà con quasi nessuno aveva Volpi e Poggi, tranne il loro amico, ma in realtà era una menzogna, quindi niente di fatto anche in quel caso. Carlo, buongiorno. Hola, buongiorno. Ma proprio mentre tossivo devi dire buongiorno. Lo so. Noi veniamo lì nei momenti meno opportuni, siamo lì pronti a chiamarvi. Come stai, Carlo? Radio Verità. Bene, grazie, che sorpresa. Stai girando per Milano, fai il Corriere? No, giro per la terrazza adesso. Sei a casa, sei bello in relax a casa. Allora, raccontaci un po' della bugia che hai portato avanti per un po'. Ma non è che un'allucinazione collettiva. Sì. Ma sì, perché siamo andati, allora, da Pischelli, da ragazzini alle superiori, e il sabato sera era il sabato sera, proprio, certo, tutti quanti, no? Sabato sera andavamo a Milano sui Navigli, perché è luogo di Movida Navigli, no? Certo. Allora, andavamo in questo pub, sì? e mi ricordo una volta hanno confuso la mia amorosa per Laura, cioè no, hanno detto: sai che assomigli proprio tanto a Laura Pausini, no? Ah, Laura Pausini, e ok. E noi, un po' per scherzo, non lo so, ci è uscita, ma sì, ma come? Ma lei è la sorella di Laura, non lo sai? Certo. Ai proprietari. E da lì hanno iniziato a farci
complimenti, se, insomma, sono stati trattamenti di favore, ragazzi. Ma se avete bisogno un tavolo, ve lo teniamo da parte, perché loro speravano che poi un giorno si portasse dietro Laura Pausini, la sorella. Ma chi lo sa, ma sicuro. Ma già il fatto che ci fosse una sorella ci rendeva noi. Tornavamo alla fine in questo pub qua, perché avendo capito che in realtà ci piaceva comunque, sì, ma poi avevamo anche questa accoglienza speciale, e anche le altre volte erano loro addirittura, quando arrivavamo, è arrivata la sorella di Laura. È arrivata la sorella della Laura Pausini, che non aveva neanche un nome, si chiamava direttamente sorella di Laura Pausini, così non si ricordavano neanche. Il nome ce l'aveva, che era Mari, però sì, probabilmente sì, sì, per loro era la sorella di Laura. Comunque questa roba anche delle doppie identità è una cosa che piace. Quanti anni avevate, Carlo, più o meno? No. Qualcuno se la gioca sicuro, ma eravamo sì, discheri, avevamo 17 anni. Io mi ricordo a quell'età, anzi forse sì, forse un in più, perché era il 98, col mio amico Davide Maruffo andiamo al mare in Liguria, qua vicino. Tanto adesso in galera. Non può essere, come tutti i miei amici, è già strano che non ci sia finito io. Prendiamo il treno lì vicino a casa, arriviamo in Liguria, incontriamo in spiaggia due ragazze che ci piacevano, e per approcciarle, non chiedermi perché non c'era nessuna motivazione, avevamo fatto finta di essere due ragazzi stranieri che si chiamavano, quando ci hanno chiesto i nomi, non mi è venuto in mente niente di meglio di Bo e Luke. Che poi era Duke. Bo e Luke, Duke era il cognome. Ah, Duke. Bo e Luke, Duke si chiama. Quindi noi eravamo Bo e Luke, e abbiamo dovuto far finta di parlare inglese tutto il tempo, parlandolo abbastanza male. Mi ricordo che la sera c'erano i fuochi d'artificio e noi abbiamo detto di artificial fire. Però alla fine ci hanno creduto, e quindi per tutto il giorno abbiamo dovuto tenere in piedi questa messa in scena. Senti Carlo, due nomi una certezza. Due nomi. Poncerello e Frank. Esatto, e Frank Becker, come si chiamava? Tom. Becker e Tommy. Sì, Tom e Ponch. Un suggerimento per i prossimi. Sì, sì. Tom e Ponch. Senti Carlo, vogliamo mettere una canzone che ci piace pensare sia stato il pensiero dell'oste del pub sui Navigli ogni volta che entravate tu e la sosia della sorella di Laura Pausini, che è Laura non c'è di Neck, va bene? Erano più o meno quelli lì gli anni. Era quella roba lì. Ciao Carlo, un abbraccio. Un abbraccio, grazie a voi. Ciao. Intanto auguri a Neck, che mi sa che stasera inizia il suo programma su Rai 2. Vai Neck. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, sono strano che al suo posto. Ci sei te, ci sei te. Dov'è? Mi manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi. Ci sei te, forse è difficile così, ma non so che cosa farei.
Stefania da Udine ha finto per una serata intera di essere la sua sorella gemella. Ah beh. Bello anche quello, un bello scherzo da fare per una serata intera, poi alla fine si è svelata. A proposito di Udine, abbiamo detto prima di Volpi e Poggi, questi due giocatori delle figurine introvabili. Io dicevo Volpi e Poggi del Piacenza, in realtà Volpi era del Piacenza, Poggi dell'Udinese, ma il momento in cui Volpi era introvabile in realtà era l'anno che ha giocato a Bari. Per correttezza così. E già che ci siamo, il socio di Ponciarello nei Chips non è Tom Becker, perché Tom Becker è il socio di Holly di Holly e Benji. Ah. È John Becker. Okay. Per dire che poi facciamo tutte le cose. Allora aggiungiamo anche il pezzettino di prima, che le figurine di Volpi e Poggi erano nelle cicche. Ah, io l'ho letta, ma io non sono convinto. No. Secondo me erano figurine Panini, quelle per cui erano introvabile. Mi ricordo perfettamente le cicche che avevano dentro le figurine arrotolate dei calciatori. Però credo che fosse un'altra collezione. Secondo me Volpi e Poggi è roba seria della Panini. Allora, io e mio marito portiamo avanti una bugia da 24 anni con le nostre famiglie. La bugia riguarda come ci siamo conosciuti. Sarebbe stato impossibile raccontarlo all'inizio e non ha più senso adesso svelare la verità. Ma noi vogliamo sapere qual è. Infatti. Adesso ci state facendo marcire nella curiosità. Ci trattate come la vostra famiglia. Esatto, cioè perché dovete mentire? A noi anche ditelo. Noi. A noi ditelo. Un ragazzo che dice: io sono anni che mento a tutti, famiglia compresa, figli compresi, dicendo che ho tutta la collezione di Dylan Dog. In realtà mi manca il primo. L'uno? Sì. Wow. Poi aggiunge: sto mentendo anche a voi. In realtà mi mancano i primi cinque. Ah. Questa sai che per un po' di tempo l'ho detta anch'io. Cioè io li avevo tutti, ma dicevo che erano tutti originali. Invece la prima decina erano ristampe. Così, ma che fatica inutile. Perché uno deve mentire su queste cose? Tu nel tuo piccolo cuore lo sai. Lo sai, ma infatti, ma perché? Perché devi mentire? Io ho mentito ai miei genitori partendo per il militare. Mamma, papà, mi hanno chiamato, devo andare al militare. Invece è andato 10 giorni in vacanza a Venezia. Quando è tornato ho detto, mi hanno riformato. Mantenuto lì di più, perché volevano controllare bene. Invece che i 3 giorni, mi hanno riformato. Dopo un anno sono arrivati i carabinieri a casa mentre stava facendo la vendemmia, dicendo che dovevo fare il militare, altrimenti carcere militare. Porca miseria. Che pirla che siamo quando siamo giovani. Anche un'altra che dice, io ho mentito, mi sono rotta al polso pattinando, ho detto che me lo sono rotto al lavoro ai miei genitori. Ma perché? Perché? Ah, perché forse va di quei genitori che ti dicono: sei andata in giro, stai a te. Ma se lavora vuol dire che c'aveva almeno 19 anni, 20 anni, ma a 20 anni ancora le bugie ai genitori. No, forse farsi male al lavoro per qualcuno sembra più dignitoso che mentre giochi. Secondo me l'ha detto per l'assicurazione, non ai genitori. Ha mentito per avere. Quindi ha mentito anche a noi. Ha mentito, sì, sta mentendo chiaramente anche ha a noi. Ha mentito. Niente, continuate a insistere con questa cosa che era nelle cicche, Volpi e Poggi. Non sono mica convinto, Siete sicuri? Cioè, che ci fosse la collezione delle figurine alle cicche tutta la vita, sì, l'ho fatta anch'io. Ma quel dramma lì di non avere Volpi e Poggi, anche perché ci stanno mandando in tanti le foto è dell'album Panini, perché le foto delle cicche erano rettangolari, erano lunghe. Erano in... Sì, erano. Ma vedi come si confondono i ricordi con il tempo? Sì, secondo me Volpi e Poggi introvabili erano figurine Panini. Amici delle figurine Panini, che so che ci ascoltate, ogni tanto ci mandate anche i pensierini. Una volta mi ha mandato la mia fotografia con la maglia dell'Inter taroccata. Così per le mie bugie io posso raccontare di aver giocato nell'Inter. Sì. Diteci, Volpi e Poggi era roba vostra, no? Secondo me sì. Mettiamo l'ultimo disco e poi vi salutiamo. Chiudiamo con Macklemore su Radio DJ. No, that's the way we like to drive. Doing donuts, all the neighbors know us. Yeah, we outside. Look alive, the freaks of the city, they come out at night. Fuck a line, bad vibe, ready, 1989. Time to show off, I'm so Warhol.
so sophisticated. Life is bitchin', baby. Velvet rope, I'm ducking, looking regal when I come in the peacoat. It's all London, I'll be leaving with the Duchess. Ah, new city, fuck it up. Così Maurizio, va bene? Facciamo così. Dai, c'è ancora un po' di canzone, dai, sentiamo ancora un po' di canzone. Va bene, vabbè, scusa Mauri, scusa, scusa. È anche bella. Sì, è carina, è bella. Now he's up to something. Va bene ragazzi, allora questo piccolo siparietto che abbiamo fatto. Ti devo far togliere il pesante del microfono. Nasce perché Maurizio mi ha detto: guarda, non abbiamo più tempo, adesso rientriamo, salutiamo, andiamo via. Gli ho detto: no, no, ma io voglio parlare ancora un po'. Mi ha detto: no, non puoi. Gli ho detto: come non puoi? È il mio programma, certo che posso. Lui fa: come fai? Guarda come si fa, così, clic. Allora, ci avete scritto in tanti su ste cacchio di figurine, sì, di volpi e poggi, qualcuno addirittura dicendo: allora Ale, adesso mi arrabbio, se dico che sono le cicche, va bene, va bene. Allora, dillo a Lorenzo che dice: secondo me erano nelle patatine. Addirittura qualcuno ha iniziato a prendere la strada del erano nelle patatine. Qualcun altro che dice: scusate, ma non ce l'avete Google? Che è una cosa che sostengo sempre anch'io, cioè quando la gente mi chiede cose a me, dico: ma cazzo, ma googola, no? Cioè, ecco, mia madre è quella che si prende più cazziatoni, perché le sue amiche: ah, hanno sentito che fai, volevano, mi hanno chiesto di chiederti che... Ma le tue amiche non ce l'hanno Google? Ma Santa voi. Maria, ma vai sul computer e guarda, perché devono chiedere a te che devi chiedere a me che devo andare a guardare? Fatelo. Però noi stiamo facendo un programma in diretta, amici. Poi ci siete voi che lo fate al posto nostro. E poi sapete anche qual è l'altro, il terzo motivo, forse quello più importante del perché non abbiamo googolato noi? Lo immagino. Perché in verità non ce ne frega un cazzo. Anche il nostro Luca Ambrosini dice che erano nelle cicche. Anche Luca Ambrosini. E allora a questo punto alziamo le mani. Probabilmente erano nelle cicche. Va bene amici cari, allora ci vediamo questa sera a Bergamo, sì, non a Brescia. A Brescia domani, per chi viene a vedere lo spettacolo. Dopo lo spettacolo io devo correre a fare stasera c'è Cattelan, quindi anche voi correte a casa per guardarlo in seconda serata su Rai 2. E poi domani siamo ancora qua per una nuova puntata con la dottoressa Stefania Andreoli. Grazie mille a tutti, ciao, a domani!